Ma buongiorno mondo, avete letto molto bene. Oggi non andrò né a pedalare né a camminare. Sto andando a sfruttare l'esperienza ultraquarantennale di falegname di mio papà, con il quale realizzerò un paio di sgabellini che serviranno per memole da utilizzare sul balconcino per le colazioni. Ovviamente io sarò l'operaio maldestro e sono già anche in ritardo per arrivare al lavoro. E già di questo mio papà si lamenterà e si lamenterà anche del fatto che mi metterò a fare riprese piuttosto che mettermi a lavorare. Ma questa è la dura vita dello youtuber, vero ragazzi? Devo documentare tutto. È una scusa per far lavorare lui e non lavorare io, lo ammetto. A dopo ragazzi. Ovviamente sono in ritardo e sentite i rumori della falegnameria, lui sta già lavorando. Meglio che mi sbrighi. A dopo. E di qui gli facciamo un incavo centrale da infilare quello. No? Io mi fido di te, non so. Fai male! Bene ragazzi, come vedete qua sotto ci sono tutti i pezzi costruiti ieri, la colla ormai è asciutta, dobbiamo solo assemblare il tutto e mio papà è lì nascosto perché non vuole farsi vedere, ma ci mettiamo al lavoro. Ciao ragazzi! Ok ragazzi, io sarò il boccia, ma mio papà non si fida a farmi levigare la parte della testa, delle gambe, degli sgabelli, perché dice che se no li faccio troppo ballerini e non si riescono a montare. Mi concede solo di levigare la parte laterale dove ci sono i perni. Non si fida più di me dopo tutti questi anni. Fai tu qua? Sì, quello lo faccio io. Faccio io, ma se lo fai te non lo faccio io, eh. Fatto diventare mio papà uno youtuber mettendogli la bretellina con la GoPro attaccata. Vediamo cosa ne viene fuori. Allora, fai un segnetto e buonanotte.
Vai avanti con gli altri. Che poi aspetta, se facciamo 45 sopra, ma sì, no, è una bella lo stesso, dai. Adesso facciamo un 43, dai. No, che diventa un po' più equilibrato. No, l'hanno detto 40. Tagliare le 40 più gli, i bordini 2, 2, 4, 44. Abbiamo fatto quel discorso prima, ti ricordi? Va bene. 41 faccio, dai. Buonasera ragazzi, sto tornando a casa con gli sgabellini finiti qui accanto a me, resta solo da verniciarli, ma della verniciatura si occuperà direttamente Simona. E alla fine io sono quello che ha fatto meno, perché ho fatto solo le riprese e neanche tantissime della costruzione mentre mio papà lavorava. La verniciatura appunto se ne occuperà Simona e niente, vi ho solo fatto vedere come ho prodotto due sgabellini senza produrli. Ragazzi, buona serata a tutti. Avete ragione ragazzi, vi avevo detto che la fase di verniciatura l'avrei lasciata fare a Simona, ma ieri sera sono tornato a casa e mi sentivo un po' in colpa di aver fatto poco durante la realizzazione degli sgabelli, quindi ieri gli ho dato la prima mano di impregnante tinta noce, guardate come è venuto bene, adesso gli do una bella spagliettata, do la seconda mano, poi aspetto ancora domani che asciughi per bene e se necessita farò la terza mano, altrimenti passo alla fase di finitura col trasparente lucido. E quindi buona verniciatura a tutti. Bene ragazzi, sono passate esattamente 48 ore da quando ho dato la seconda mano di impregnante color noce. Ho fatto passare così tanto perché volevo lasciarlo asciugare per bene prima di dare il trasparente, perché non darò una terza mano di impregnante visto che mi sembrano già abbastanza scuretti. Adesso ve li faccio vedere, giudicate anche voi, però se do una terza mano diventano veramente troppo scuri, quindi oggi si dà la prima mano di trasparente. Basta chiacchiere che mi devo mettere a spagliettare e poi si dà la prima mano.
ragazzi, ho dato già la seconda mano di vernice trasparente, non vi ho fatto vedere tutti i passaggi perché le spennellate alla fine sono sempre uguali, prima, seconda, terza mano, sempre uguali sono, sarebbe diventato noioso e monotono farvi vedere anche quelli, però vi faccio vedere subito gli sgabellini finiti che secondo me sono venuti molto carini, spero che piacciono anche a Simona, ditemi il vostro parere e il giudizio qui sotto nei commenti. Al prossimo lavoro, ragazzi!